Si chiama Skyline Around Matterhorn, che è il nome tedesco del Cervino. Per farci raccontare questa impresa c'è con me un collega, anzi ex collega di Radio Sound, sicuramente, insomma, il giornalista piacentino e reporter Andrea Pasquali, benvenuto. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconti che cos'è questo progetto? Guarda, è un progetto nato da chiacchiere tra amici. L'idea originale saltata in mente all'amico Flavio Saltarelli, e parlando si è ipotizzato di inventarsi un giro attorno a quella che noi riteniamo sia, ma non solo noi, riteniamo sia la montagna più iconica, più bella del mondo, più iconica del mondo, insomma il Cervino. Matterhorn è il nome, come dicevi giustamente tu, tedesco, horn vuol dire corno, il Cervino è questo corno che si staglia sui cieli della Val d'Aosta ed è considerato una montagna mitologica sulla quale è stato fatto più o meno di tutto, ogni tipo di esperienza. Noi abbiamo pensato di girarci intorno. Quindi saranno 70 chilometri in cui mostrerete una faccia che, fra virgolette, dico mostrerete perché poi ci sarà una sorta di reportage di quanto accadrà, mostrerete il Cervino da un altro punto di vista. Da quattro punti di vista, per la precisione. L'idea è quella di mostrare le quattro facce del Cervino, ipotizzando che ce ne siano quattro, ecco, di solito si dice che ci siano quattro facce di una piramide, no, che è, insomma, si può vedere da quattro punti di vista diversi. Sarà un giro che partirà da Val Tournanche, appena sotto Cervinia, quindi dall'Italia, diciamo, e circumnavigherà il Cervino su un percorso che, come giustamente dicevi tu, avrà uno sviluppo di circa 70 chilometri, più o meno 6.000 metri di dislivello positivo, che poi saranno in totale 12.000 metri di dislivello positivo reale. Quindi sostanzialmente si partirà un giro d'anello, si partirà da Cervinia e si rientrerà a Cervinia girando attorno al Cervino, quindi partendo dall'Italia, passando dai lati svizzeri, e poi si rientrerà sempre da dove siamo partiti. Il giro prevede che si tocchino 8 colli, 8 ghiacciai e, se ce la facciamo, 8 cime che fanno parte, diciamo, della corona strepitosa, splendida di cime che contornano il Cervino, che spicca lì in mezzo, insomma. Una montagna che, oltre che sulla copertina dei blocchi che tutti noi abbiamo avuto fin da bambini per disegnare o prendere appunti, una montagna che, insomma, direi che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Sono state fatte su questa montagna prestazioni atletiche di tutto rispetto, anzi alcune veramente straordinarie. La nostra idea è quella di mostrarlo da tutte le facce, quindi girarci attorno, ed è una cosa che questo giro così completo, unendo tutti questi colli, passando su tutti questi ghiacciai e sperabilmente toccando le 8 cime che pensiamo di toccare, che vanno dai 3.200 ai 3.800 circa, poco più, quindi insomma è un giro anche in quella che può essere definita alta quota, così come l'abbiamo pensato non era ancora stato fatto completo, quindi insomma l'idea è questa. Quali saranno i protagonisti di questa impresa? Dunque, siamo un gruppetto ristretto di 4 sci-alpinisti. Uno sono io, mi è già presentato, io sono fotografo videomaker, sono giornalista, quindi la mia funzione sarà quella di portarmi appresso anche macchine fotografiche, perché, come accennavi all'inizio, l'idea è quella proprio di creare una sorta di videodocumentario su questa zona delle Alpi che è particolarmente affascinante. Quindi uno sono io, poi c'è Flavio Saltarelli, che è avvocato piacentino ed è peraltro sempre nelle sue vesti di avvocato e anche consulente della federazione, oltre che sci-alpinista di lunghissima esperienza, è forte anche, ha fatto un sacco di gare. Poi ci sarà Gianmaria Strinati, che è un altro piacentino, nostro compagno di avventure di tantissimi giri sulle Alpi, ed è un forte skyrunner oltre che sci alpinista. E poi c'è, insomma, un po' la star della nostra squadra, che è Omar Oprandi, che è una guida alpina oltre che ex campione di sci alpinismo, ha vinto un sacco di gare, cioè nell'ordine di circa 200 gare di sci alpinismo, tra cui un trofeo Mezzalama, che è una delle gare più prestigiose delle Alpi. Insomma, lui è quello che di montagna campa e vive e respira, insomma, quindi è l'unico non piacentino. Lui vive in provincia di Bergamo, siamo un gruppo di 4 persone, di cui 3 piacentini. Omar è la nostra guida, è quello che, basandosi sull'idea di Flavio, ha disegnato il percorso, l'ha tracciato, mappe alla mano. In queste serate, in questi mesi, abbiamo chiacchierato a lungo in video call, perché ognuno, stando a casa sua, ha preparato questo percorso che si spera, sai, come ogni avventura in montagna, si tenta, no? Poi le condizioni positive che si devono incastrare sono sempre tante. Prima di salutarci, in che periodo sarete
in questa impresa immersi praticamente? Nella cosiddetta primavera sci-alpinistica l'idea è quella di partire il 6 di aprile, ora definire una data oggi senza conoscere il meteo preciso non è prudente, comunque indicativamente dalla prima settimana di aprile in avanti durerà 3 giorni il nostro giro, con 2 notti nei rifugi in quota che incontreremo lungo il percorso. Si chiama Skyline Around the Matterhorn, 70 km con gli sci da alpinismo, la scoperta delle 4 facce del Cervinio, iniziativa che ci è stata presentata dal giornalista e fotoreporter Andrea Pasquali, che è stato con noi su Radio Sound Piacenza 24. Grazie Andrea. Grazie a voi, grazie a te.